Salve a tutti ragazzi, io sono The K.O. Kid e bentornati nuovamente qua sul mio canale. Siamo sempre qua su Blasphemous, finalmente alla versione 1.08. È da un po' di tempo in verità che non gioco, che non registro, quindi comunque sia, dai, continuiamo il gioco da dove ci eravamo lasciati. Madonna, 12.289, 47.75% completato. Tempo di gioco 13 ore e 22 minuti, sono al camposanto delle sommità, non mi ricordo niente. Non ne ricordavo neanche di avere così tante anime, così tante lacrime di redenzione. Comunque sì, ci ho fatto caso adesso che là in alto a sinistra ho due simboli sopra il viso. Quindi probabilmente per le boss fight che ho battuto. Perché prima ricordavo che ce n'era solo uno che era quello più a sinistra, dove avevo battuto Tempiedad. Poi a quanto pare la signora dal volto... Trasfigurato, boh, non ne ricordo bene il nome. A quanto pare ci ha dato quello. Comunque, volevo un attimino esplorare un po' meglio la zona, insomma. Sbaglio, è un po' vista meglio la mappa dall'aggiornamento, può darsi. Non lo so, però mi sembra un po' più carina, forse un po' più strutturata, forse... È una cosa mia. allora, sì, c'era una cella, se non ne ricordo male, sopra. Che non capivo come aprire. Qua io non mi posso muovere mentre... No, appunto. Questa mi dà fastidio, non capisco come aprirla. Vediamo un po'. Perché? Perché mai sta cosa? Acquisito cuore del giullare innominato. Ah, la posso mettere sulla spada. Il nucleo di una spada forgiato al suono di versetti proibiti si può inserire nel mea culpa. Riduce la durata della parata, ma favorisce l'esecuzione di una risposta proba. Canta per me, o menestrello, allevi il mio dolore con il tuo canto. Erano queste le parole scritte sulla lapide. Lì giaceva colui che pregava cantando, il creatore dei versi che un giorno giunsero ai cuori sbagliati. E, malgrado non possiamo più sentire la sua voce, nessuno lo chiami più per nome, il suo canto rimarrà sempre con noi. Oh, ok, quindi questo è il nucleo della forgia. Si può dire nel mia colpa, riduce la durata della parata, ma favorisce l'esecuzione, quindi penso della contromossa... Beh, bello, carinissimo. Ma scusa, non ho capito come mai dovevo ferirmi, a quanto pare. Io ho provato un po' di tutto, ma quel sangue a terra l'ho fatto io ferendomi. Ah, allora vedi, c'era del sangue per terra, quindi io dovevo capire che c'era il sangue. Io l'ho fatto a casaccio, ho schiacciato un po' di tasti. Vabbè. Poi registrando il video mi sono accorto che non ero andato di qua in questa zona. Quindi vediamo un po' che c'è di qua più che altro. Quindi a sinistra. Vediamo un po' se riesco ad arrivarci. Sì, ok, dai, questa dovrebbe essere la strada giusta. Ci vediamo dopo in questa zona. Non vorrei dire una cagata, però mi sembrano quasi tutte donne veramente. Questa è tosta. Ok. Anche quest'altra è una donna. Questa anche. E questa forse anche che salta pure. Minchia. No. La vita. Grande. Questa la massimo così. Allora,
ci infiaschettiamo ancora, scendiamo giù. Sì, probabilmente ho fatto solo vedere questa parte, giusto perché mi sembrava corretto far vedere che, secondo me, comunque sono tutte donne. Era di quella strada, sì, non ero ancora andato. Mi ero perso un po' di parti. Grande, questa adesso... No, doveva essere bloccata qua sotto. Scendi qua sotto. Brava. Ce n'è un altro. Un'altra. Perché mai farmi andare qua sopra? Ah, che sfiga. Bella. Ah, non posso colpirla due volte. Sopra posso salirci. Sì. In alto magari c'era qualche segreto o qualcosa. Porca. No. Vieni qua. Gia Goku. Dai, vieni qua. Oh. Grande. Perfetto. E quindi allora io non avevo preso questo a quanto pare. Grano piccolo di cera blu. Pallina di cera fusa di un blu polvere. Le grida degli zeloti torturati echeggiano ancora all'interno di questo grano che rafforza leggermente il fervore del portatore. Ah, è come questo qua della vita. Quindi probabilmente dovrò soffiare queste candele blu, quelle blu. L'abbazia non era più un luogo tranquillo. Grida di dolore provenienti dalle celle trafiggevano le pareti. Il vecchio frate sapeva che sarebbe stato il prossimo. Ah, sempre questo? Ah, quindi la descrizione è sempre questa. Ma che spettacolo. Eh sì. Interessante, c'era anche un'altra candela blu, se non ne ricordo male, in alto. Devo riesplorare un attimino il luogo, questo luogo qua, vediamo un po' se mi ricordo. Tanto taglio e ci vediamo dove troverò, se riuscirò mai a trovare la candela blu. Allora, sono qua dove si livella. Penso di fare qualche potenziamento, visto che ho parecchie lacrime. 2007. Perfezione tecnica dell'attacco in tuffo, concentrando la potenza sul mea culpa durante la caduta. Bello questo anche, non è malissimo, anzi. Oh, questo anche non è male. 8000. Ira sacra. Quindi tengo premuto quadrato. Ma lo fa un po' più velocemente. Ma sì, dai, prendiamo quelli là più cari. 5000. Minchia, questo 7000. No, troppo. Però questo mi garba. Ok, vediamo un po' com'è la mossa. Beh, non mi sembra che sia cambiato qualcosa. Tengo tutto premuto quadrato? Sì, è vero, è molto più rapido. Meglio, sì. Comunque ero arrivato qua in questa zona. Ma eppure ricordavo che c'era qualche candela blu. Non ne ricordo qua sopra. Questo è ancora... Boh. Per recuperare l'olio dalla fonte. Non ne ho veramente idea. Ah, qua dove c'era la boss fight. Che la vecchietta era quella che ci aveva dato una mano con Tempi e Dad. Era semplicemente invecchiata. Il vestito era lo stesso. L'ho notato dopo registrando il tutto, quindi. Ma... Niente, alla ricerca della... della candela blu. La Madonna. No, allora mi sa che non era qui. Allora dove erano le altre? Ah, no, aspetta. Alcune erano qua.
dove c'era il vermo. Sì, ok, alcune erano lì anche. E basta. Ottimo. Dai, ci vediamo poi là allora nella zona. In questa zona qua. Dove era qua sotto? Alla confraternita del Lamento Silente. Ok, allora eccoci qua. Alla confraternita del Lamento Silente. Devo cercare le cosine blu. Le candele blu. Sono non ricordo benissimo dove erano. Allora, una era dove c'era Ebrietas. Eccola qua. Grano medio di cera blu. Ok, quindi l'abbiamo migliorata. Ok, sì. Ah, poi per curiosità io mi sono messo questa, il grano immacolato, che non so semplicemente che cosa faccia, quindi privo di uno scopo specifico, quindi boh, non mi sono detto, ma sì, dai, proviamolo, vediamo un po' che cosa fa. Magari emette un suono quando ci sono delle pareti illusorie, non ne ho idea, non... Sto azzardando un po' di cose. Poi l'altra era una di qua, se non sbaglio, ok. Però basta poi. Grana grande di cera blu. Bella. Ottimo. Ok. Altre non me ne vengono in mente in verità. Era una e due. Vabbè. E poi volevo cercare di prendere quel dannato bambinello in Yondo. Vediamo un po' se riesco. Che fastidio. Mannaggia. No, aspetta, di qua non c'era più niente, vero? Anche ste cose. Non accade nulla. Bah. Non ho veramente idea. Vabbè, provo a prendere il bambinello in Yondo. Ci vediamo lì. Sì! Grande! Mamma mia, quanto tempo è che ci ho messo nel prenderlo. Cazzarola. Oh, mio Dio. Va bene, dai, allora, torniamo al salvataggio. E, non so se magari continuare, cioè se livellare ancora un pochetto. Aspetta, intanto c'era questo qua sotto. Minchia, se mi spacca questo. Grande. Giusto per livellare ancora un pochetto e magari prendere anche quell'altra abilità. Semmai allora metto, tanto c'è un inginocchiatoio qua. A lato. Semmai provo a mettere questa qua. Si può inserire nelle mea culpa aumentando il numero di lacrime di redenzione raccolte, ma impedisce l'uso di boccette biliari. Quindi direi nel mentre ci mettiamo questa. Oh, mi ha tolto le boccette, giustamente. Vediamo un po', giusto di livellare un pochettino, dai. Poi ovviamente taglio il tutto, ma solo per... Che cazzo. Cioè, mostrerò poi quanto, a quanto sarò arrivato. Cazzo. Mi hanno spaccato. Fammi prendere il fantasma, va. Dio mio. Cazzo, no. Fantasma, il fantasma prima. Ha resistito il tipo?
Allora, dove era qua sotto? Perché non c'è il fantasma? No, merda, sono tosti questi, eh. Fatti spaccare. Porca vacca. No, no, sono morto. Non c'è l'altro, ok, no. Ma dov'è il mio fantasma? Ma scusa, se sono morto. Ma è l'abilità della spada? O è un bug? Ma è per qualcosa qua della spada? Ah, tra l'altro io ho una boccetta biliare vuota anche. E questa cosa? Momento. C'è una nuova descrizione su questa cosa. Prima era diverso. Grano segnato dalla colpa. Un grano di rosario che ha assorbito il senso di colpa di chi lo portava con sé. Può essere difficile scorgere la macchia scura celata all'interno, ma il freddo che trasmette al tatto non lascia spazio al dubbio. Aggiungendola al proprio rosario impedisce l'accumulo di colpa nel mondo, almeno finché il grano conserva parte della sua purezza. Ma va, ma dai! Quindi è questo che mi ha fatto sì che non ci fosse il fantasma, il mio frammento di colpa. Perché se l'è preso lui. È cambiato anche il racconto? No. Mr. Zinger era un monaco che aveva appena fermato il suo asino, dato che aveva scoperto una pietra bianca di rara bellezza. Ammira il suo candore immacolato, perché non era stato segnato da nessuna colpa. Ah. È diventato più scuro, mi sembra. Proviamo a morire di nuovo. Allora, invece che farmi spaccare da quelli, provo a buttarmi da qua. Tanto bene o male. Vediamo. No. È capitato di nuovo. Non ho il simbolo bloccato sul vigore, quindi... È diventata nera. Grano contaminato della colpa. Un grano di rosario che ha assorbito il senso di colpa di chi lo portava con sé in più occasioni. Nel suo cuore si trova una spirale nera che si attorciglia e freme agli scatti d'ira. Aggiungendola al proprio rosario impedisce l'accumulo di colpa nel mondo almeno finché la perla conserva parte della sua purezza. È diventato nero. Continuiamo? Boh, non so se c'è un limite a sta cosa. Vediamo ancora. È nerissimo. Grano di rosario completamente contaminato che ha assorbito i peccati di chi lo portava con sé. Racchiude una tempesta di sensi di colpa e riccheggia degli errori del passato. Le statue dei confessori di solito indossavano grani simili, raccogliendo sensi di colpa dai parrocchiani pentiti. Il grano di rosario completamente... Le statue dei confessori di solito indossavano grani simili, raccogliendo sensi di colpa da parrocchiani pentiti. Ma quindi devo
devo usare questo ai confessori, alle statue dei confessori. Confessore. Ah, dove c'è quell'alone rosso? Rosso? Non ho idea. Che diavolo succede? Ah, giustamente quello mi perdonava. Però dato che io ho tanti peccati, può essere. No, volevo prima salvare. Ah no, qua era. Vabbè, tanto il salvataggio è là sotto. Vediamo.